Un cordiale buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati al telegiornale. È morto in pochi attimi ieri pomeriggio mentre stava facendo spesa al supermercato Conad di Borgo Valditaro. A perdere la vita per un malore fulminante Giuseppe Dell'Anzo di 74 anni, abitava a Rovinaglia. Espirato tra le braccia di un dipendente del supermercato Conad che dopo averlo visto accasciare al suolo è corso in suo aiuto ed è rimasto con lui sino all'arrivo dei soccorsi, Giuseppe Dell'Anzo, 74 anni, residente a Borgo Taro, che ieri intorno alle 17, mentre si trovava all'interno del negozio per fare la spesa, è stato colto da un infarto, un malore fatale che ha fermato la sua vita in pochi attimi. Una tragedia accaduta sotto gli occhi di tutti i presenti che ha sconvolto e addolorato sia dipendenti che clienti. Subito sono stati chiamati i soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza dell'assistenza pubblica, un'automedica e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Borgo Taro. I sanitari non hanno potuto fare altro però che constatarne il decesso. L'uomo, dopo aver lavorato per anni alla Barilla, ora era in pensione ed abitava a Rovinaglia da solo. Persona estremamente riservata, lascia un figlio che per motivi di lavoro si è trasferito da anni in America. Anche se comitati ed associazioni non credono che la partita sia completamente persa e si stanno adoperando per mettere in campo nuove iniziative per continuare a far sentire forte il loro no, ma anche quello di tutta la Valtaro e la Valceno alla chiusura del punto nascita, sta di fatto che da ieri i bimbi del nostro territorio hanno iniziato a vedere la luce chi a Vaio di Fidenza, chi al Maggiore di Parma. Ieri mattina all'ospedale Vaio di Fidenza ha visto la luce la prima bimba borgotarese nata dopo la chiusura del punto nascita di Borgo Taro avvenuto alla mezzanotte di ieri. I genitori hanno raggiunto l'ospedale con i mezzi propri. Ieri sera invece, intorno alle 20, una donna residente a Bedonia si è presentata all'ospedale Santa Maria di Borgo Taro con dolori ed acque rotte ed è stata caricata sull'ambulanza ed accompagnata da un'ostetrica, come da protocollo, raggiungendo l'ospedale Maggiore di Parma. L'ultima nata al Santa Maria ha visto la luce lo scorso 4 ottobre e i suoi genitori sono residenti a Fornovo. Le direzioni generali di azienda USL e azienda ospedaliera universitaria di Parma informano i cittadini che in occasione dello sciopero indetto da diverse sigle sindacali nella giornata di domani venerdì si potrebbero verificare dei disagi nella consueta attività. Saranno comunque garantiti come sempre i servizi sanitari urgenti. Ottobre, come sapete, è da anni il mese della prevenzione del tumore al seno e in tutta Italia si tengono delle manifestazioni, oltre che esami e visite, per avvicinare sempre di più le donne a questo tema. La prevenzione può portare a sconfiggere il cancro nel 99% dei casi. La campagna Nastro Rosa, che da anni ormai si tiene ogni mese di ottobre, ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del seno. Nonostante la costante crescente anomala incidenza di questa patologia, si registra tuttavia una sia pur lenta ma continua diminuzione della mortalità. E questo grazie ad una sempre più corretta informazione e una maggiore sensibilizzazione verso la diagnosi precoce che si è rivelata strategicamente determinante e vincente per il successo in termini di guaribilità. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori con la campagna Nastro Rosa vuole promuovere la cultura della prevenzione come metodo di vita a partire dalle donne affinché tutte si sottopongano a visite senologiche periodiche e dai 40 anni di età è consigliabile che effettuino adeguati controlli diagnostico-strumentali. La disponibilità oggi di raffinate tecniche di immagini di diagnostica strumentale e di terapie innovative ha incentivato le donne a sottoporsi a periodici controlli per una efficace prevenzione, a garanzia di una più longeva e migliore qualità di vita. Oggi la guaribilità del cancro al seno si è attestata intorno all'85-90%, ma si potrebbe già parlare di una guaribilità del 98% se tutte le donne eseguissero i relativi previsti esami per una diagnosi sempre più precoce. Ecco perché per tutto questo mese, ogni anno, la LILT offre alle donne l'opportunità di poter meglio avvicinarsi alla diagnosi precoce distribuendo materiale informativo, effettuando consulti, visite ed esami specialistici.
L'obiettivo che persegue la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è infatti quello di poter raggiungere e parlare di mortalità zero per i tumori alla mammella. E legato al mese rosa c'è una bella iniziativa, ovvero la mostra fotografica Health Click, uno scatto sugli stili di vita realizzato dai ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore di Borgotaro Zappafermi, che si inaugura al Museo delle Mura sabato questo, 28 ottobre, dalle 9 alle 13 e poi potrete visitarlo anche alle 14.30 fino alle 18.30 con entrata libera. Il patto dell'acqua pubblica a Parma, siglato da Montagna 2000 e Emilia Ambiente, ha dato il via giorni fa a Borgotaro alla presentazione di due importanti progetti. Investire insieme su ricerca e sviluppo per creare competenze di alto livello nella gestione del sistema idrico integrato. A distanza di 4 mesi dalla sua creazione, il patto per l'acqua pubblica Parma, firmato ad inizio estate da Emilia Ambiente e Montagna 2000, si riempie di contenuti. Le società unite dal contratto di rete d'impresa, entrambe partecipate al 100% da enti pubblici, hanno avviato infatti una collaborazione con due differenti realtà che rappresentano altrettanto eccellenze del mondo della ricerca universitaria e dell'innovazione. Si tratta del B-Lab, il laboratorio sulle bioenergie del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e DNA Fon, startup creata da 3 ricercatori dell'Università di Parma e attiva dal 2014. Nel dettaglio, il contratto di ricerca firmato riguarda il riutilizzo energetico dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione attraverso la tecnica della crescita algale e l'obiettivo finale è quello di ridurre al massimo l'impatto ambientale e i costi di gestione dei fanghi. I progetti di ricerca e sviluppo sono stati presentati nel corso di una conferenza svoltasi a Borgotaro presso Palazzo Tardiani. La ricerca è stata fatta con l'Università di Modena e Reggio Emilia e di collaborazione con Emilia Ambiente. Riteniamo che per un territorio che ha delle caratteristiche di compatibilità ambientale possa essere un interessante sviluppo per il prossimo futuro. L'altra presentazione invece è inerente a un nuovo sistema brevettato sull'autocontrollo dell'acqua. Anche qui, al fine di fornire sempre maggiore garanzia all'utenza, cercheremo di avere un palmare con un sistema di lettura automatico che ci consenta di controllare il cloro ed altri parametri dell'acqua fornita negli acquedotti per garantire l'utenza sulla qualità della stessa e per renderla disponibile su internet. Al termine delle due presentazioni poi presenteremo il bilancio socioambientale, che è il primo tentativo che Montagna 2000 fa di rendicontare alla propria utenza l'impatto del proprio lavoro, l'impatto del lavoro sulle imprese fornitrici e gli investimenti che siamo riusciti a riprendere tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Abbiamo la possibilità di presentare all'esterno intanto la collaborazione che abbiamo iniziato da qualche mese con Emilia Ambiente e quindi il patto per l'acqua pubblica a Parma, che vede presente Montagna 2000 e Emilia Ambiente, ci preme particolarmente perché speriamo dia grandi risultati anche per il prossimo futuro alle nostre collettività. In particolare stiamo sviluppando insieme, e oggi verranno presentate queste iniziative, dei progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica che, a partire dai fanghi per il loro riutilizzo anche a fini energetici e per l'autocontrollo di quelle che sono le fasi di consumo dell'acqua, ci vedono particolarmente impegnati e interessati, anche perché continua purtroppo questa grande siccità che in qualche modo tutti quanti hanno potuto vedere, e quindi ci auguriamo di poter mettere a frutto in tempi anche brevi quelli che sono degli sviluppi potenziali che l'innovazione tecnologica può portare alla nostra attività quotidiana, e ci auguriamo quindi di poter migliorare ancora il rapporto con i cittadini. L'acqua pubblica Parma è un'iniziativa, quindi un accordo che abbiamo fatto appunto tra Emilia Ambiente e Montagna 2000, e inizia adesso praticamente il suo percorso, un percorso riteniamo significativo e importante, anche perché così è partito tenendo conto delle esigenze di migliorare quelli che sono la qualità dei servizi che stiamo erogando, migliorarlo da un punto di vista della qualità ma anche del costo, quindi riuscire a sostenere in maniera adeguata quelle che
che sono gli interventi che andremo a fare nel corso degli anni ancora che abbiamo davanti alla scadenza appunto della nostra salvaguardia. Diciamo che l'iniziativa poi che presentiamo oggi parte molto bene proprio perché mette in evidenza il rapporto tra queste nostre due società, che poi è sempre questo patto che abbiamo fatto insieme con gruppi di giovani che hanno quindi iniziative importanti, start-up, quindi e novità per il nostro territorio, che danno quindi anche significato proprio per l'aspetto che lavoriamo proprio con persone giovani che sono in grado quindi di guardare al domani. Un'iniziativa importante, quella che stiamo svolgendo anche noi come Emilia Ambiente, è quella della Scuola dell'Acqua, e una di queste iniziative è legata proprio all'intervento per dimostrare nelle scuole come si fa l'analisi dell'acqua, eccetera, con strumenti direi che vanno, che guardano proprio al futuro. L'amministrazione comunale di Berceto ha programmato di realizzare un intervento per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un pozzo in subalveo del torrente Manubiola con localizzazione in Ghiare di Berceto per un importo complessivo di 150.000 euro, avente come soggetto attuatore proprio il comune di Berceto. Cambiamo argomento, la stagione degli amori dei daini sarà uno dei momenti che potremo ammirare sabato nel corso della visita guidata all'interno dell'Oasi dei Ghirardi. Ogni autunno i daini dell'Alta Valtaro tra Borgotaro e Compiano si riuniscono entro i confini della riserva naturale dell'Oasi dei Ghirardi per il culmine della loro stagione degli amori. I grandi maschi dagli enormi palchi a pala nelle prime ore della luce si incontrano in radure denominate lek, attorniati da femmine e giovani ansiosi di partecipare allo spettacolo. Dopo un lungo bramire, due a due si scontrano e l'eco dei palchi che cozzano risuona tra i boschi. Giorno dopo giorno i duelli proclamano nuovi vincitori finché non ne rimarrà solo uno col diritto di accoppiarsi con tutte le femmine. Catturiamo con macchina fotografica e teleobiettivo il culmine delle sfide tra i maschi dominanti, le attenzioni delle femmine per i loro piccoli, i giochi dei maschi giovani che cercano di imitare gli adulti nello scenario della riserva naturale dei Ghirardi, tra le prime foglie colorate e le brume mattutine che si sollevano dai torrenti. La visita guidata gratuita con guida GAE WWF si terrà sabato e non occorre prenotazione. Il percorso è senza difficoltà particolari, accessibile anche ai bambini dai 6 anni in su e richiede scarponi da escursionismo o stivali di gomma. Sono consigliati binocolo e macchina fotografica. Il ritrovo è alla sbarra di Costa dei Rossi presso Bertorella di Albareto alle ore 8:30. Durata dell'escursione circa 3 ore. Per maggiori informazioni potete chiamare il 349 7736 093. E siamo allo sport, questa sera alle ore 21 ad Albareto debutta la squadra di calcetto maschile delle Lanterne Valtaro che ha sede a Bedogna. Si tratta della stessa società che è composta solo da una squadra femminile, ora si allarga e aggiunge un team di calcetto maschile denominato i Lampioni. Lanterne Valtaro, non solo calcetto femminile, ma da quest'anno parte anche una squadra di calcetto maschile. Quanto è stato difficile creare il gruppo iniziale che poi inizierà il campionato questa settimana? L'inizio è stato veramente, non dico traumatico, ma comunque abbastanza impegnativo. Vuoi perché è una realtà nuova che nella Valtaro non c'era mai stata, insomma una realtà di calcetto maschile che avesse una società alle spalle seria dal punto di vista quindi organizzativo, dell'impianto, quindi una società completa, diciamo, perché noi siamo il settore maschile delle Lanterne. Amatorialmente ci chiamiamo i Lampioni e quindi ci teniamo che i nostri sostenitori ci chiamino con questo nome e cominciamo il campionato questo giovedì alla palestra di Albareto alle ore 21 contro la squadra di Borgotaro, i Valtaro Devils, quindi invitiamo tutta la Valtaro, è un evento insomma nuovo in questa stagione con il supporto della società.
abbiamo dovuto rifare le righe del campo, sia le aree, come vedrete dal servizio, abbiamo anche aggiunto degli inserti che rendano la cosa più personalizzata il campo, perché il campo sarebbe stato a norma per noi, per maschi quest'anno, però le ragazze non avrebbero avuto un campo a norma, perché questo è proprio il minimo sindacale per la FIGC, quindi siamo riusciti a ritagliarsi questo spazio molto importante nella Valtaro, perché altrimenti le ragazze avrebbero dovuto giocare a Parma questo il loro campionato. Quindi con sforzo, diciamo, immane, perché le righe erano di un praticamente inamovibili, abbiamo dovuto, con l'aiuto di ragazzi e ragazze, siamo trovati in varie serate, abbiamo appunto asportato le righe vecchie, abbiamo rifatto le aree regolamentarmente per la FIGC e abbiamo anche ampliato il campo con le righe, come vedete, quindi abbiamo una nuova casa. Paul Mariani, tu sei un veterano del calcetto, non solo delle lanterne, quindi del calcetto femminile, ma anche di quello maschile, perché giochi da tantissimi anni. Con quale entusiasmo hai preso la costruzione di questa nuova squadra e come riesci a seguirla, anche perché devi dividere l'impegno tra maschili e femminile? Beh, allora, intanto sono ben contento e felice che ci sia una squadra anche maschile, perché così ampliamo un po' la famiglia del gruppo Lanterne. Punto 2, io sì, devo dividere l'impegno, ma ho un collaboratore, ho Matteo Beccatelli che mi segue la cosa, poi i ragazzi devo dire che si sono prestati, sono entrati nello spirito del gruppo, cioè quello di collaborare nel creare qualche cosa, per cui hanno dato una mano per tante cose all'interno della palestra, per cui per me è già una vittoria questa. Poi se fanno anche bene sono felicissimo per loro, ecco, questo era l'obiettivo, non ci sono obiettivi sportivi ma obiettivi sociali. Le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre, avremo mattino irregolarmente nuvoloso, pomeriggio schiarite su tutto il territorio, temperature minime in salita intorno ai 6 gradi, le massime stabili intorno ai 19 gradi, i venti saranno deboli variabili. Questa sera sulla nostra emittente alle 20.35 Driver TV, alle 21.15 Viviamo il Comune, segue alle 22 il TG e poi Ballo che sballo in TV. È tutto, mi fermo qui e vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. A domani.